Leonardo, siamo da Versace. Siamo da Versace e la battuta viene spontanea. Dai, non vedo che la stai per tutto. È qui, mi viene, non posso. È Versace, c'è un po' di champagne, come giusto, si può fare a non estate, farlo. Portocervo, nelle nostre calici, quando vogliamo trovarci. Ma sei tu quello che è l'ambassador, quindi a questo punto sei tu che descrivi, ma cosa stai bevendo? Beh, la Cuvée Louise, la 99, che è la mia annata preferita di tutte, ho fatto diverse verticali, la 99 è in uno stato no, ma devi dire di chi è, perché se non lo dici. Pomerie, non c'è bisogno di dirlo, anche perché è l'unica maison che già prima di incontrare Versace aveva già una capsula molto in stile Versace. È vero, c'è vero, questo abbinamento che nasce addirittura prima. Un millesimo particolare, non tutti hanno fatto grandi prodotti, la Cuvée Louise invece, che è stata una delle ultime a uscire sul mercato in quest'annata, dimostra che è grandissimo. Allora, ora, siccome hai un compito improbo, spiegami il legame fra lo champagne, Cuvée Louise e Versace. Uno l'hai trovato. Beh, ecco, ora sentiamo Mimma. Mimma, ecco, ci può dare un'idea. Delegato, anche come in Italia, se non lo sa lei. Quindi quale sarebbe? Beh, diciamo che Pomerie è ricerca dell'eccellenza, Versace rappresenta giusto l'eccellenza nel mondo, quindi ci sembra di poi siamo nella World Fashion Wine all'interno del Portocervo Wine Festival, ci sembrava giusto terminare in bellezza questa serata con un evento così importante, con Cuvée Louise che rappresenta la nostra prima donna. Poi, ecco, quindi capito, prima donna. Quindi mi raccomando, allora abbiamo capito questo questa corealità, questo spezzo, anche questo un po' esotismo che viene fuori in questo millesimo, a me ricordano questi tessuti, questi colori, questo arancione, questa esplosione di vitalità. Io è un millesimo che si scopre sempre particolare. Lo vedo proprio. Lo sa qual è il problema, vero Gori? Sei te che non mi sembra di capire che tu sia vestito qualcosa d'arancione. Ecco, e saresti perfetto. Vai, vai a scegliere, vai.